sindaco stamattina a una maxi operazione contro i furbetti del cartellino, è coinvolto il Loreto Mare, ci sono 94 indagati e 55 arresti domiciliari tra medici, personale infermieristico. Lei come commenta questo? Fermo restando ovviamente, premessa doverosa, la presunzione di non colpevolezza, l'immagine che viene fuori è devastante, inaccettabile e vergognosa, veramente inqualificabile quello che abbiamo letto stamattina, cioè, sono numeri che veramente lasciano attoniti, non può essere che persone, come dire, che devono garantire la salute pubblica invece di stare a lavorare vanno a fare altro. Ripeto, ovviamente fermo restando che bisogna capire se i fatti che stanno venendo fuori sono veri, ma se sono veri mi auguro che ci siano subito dei provvedimenti davvero forti, perché ci sono tanti medici e tanto personale sanitario che lavora in condizioni difficili, certe volte in modo eroico, ci sono pazienti che non riescono a essere curati, ci sta una politica che sulla sanità ha mangiato, poi c'è gente che invece di lavorare va a giocare a tennis o va a fare il cuoco, è davvero qualcosa che non si può leggere, fa proprio male, fa male al cuore e fa male al portafoglio perché i soldi sono pochi e fa male proprio alla dignità di questa città, quindi è una pagina vergognosa.